Quasi sicuramente avete visto spesso gli animali nella loro età adulta e raramente da cuccioli. I gatti e i cani non valgono, anche in questo momento io sto guardando dei cuccioli di cani, ma loro non rientreranno in questa classifica. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere e oggi andremo a vedere alcuni animali da piccoli per capire com'erano. Animali che non avreste mai detto fossero così. Spero il video vi sorprenderà almeno un pochino e vi aiuti a passare la giornata. Prima di cominciare vi ricordo di fare un giretto sul mio canale Telegram di sconti ufficiale per risparmiare ogni giorno qualcosina, specialmente sui beni di prima necessità. Se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo subito. Camaleonti. Attenzione, prima di cominciare vi dico subito che ci sarà un pericolo di carineria più assoluta, quindi i più duri e cattivi sono avvertiti. I camaleonti sono animali davvero particolari e possono piacere o non piacere. Non c'è una mezza via. La particolarità per cui vengono riconosciuti di più è il loro potere di mimetizzarsi. Ma non è per scappare da dei predatori o fare scherzi agli amici da dietro, bensì per mostrare il loro umore. Infatti molti erroneamente pensano utilizzino questo superpotere prendendo il colore che hanno intorno, ma non è così. Ogni volta che sono felici o tristi o innamorati lo esprimono in questo modo. Vi siete mai chiesti come nascano e come sono da piccoli? Un bellissimo video in rete mostra proprio la nascita. La maggior parte di questi animali depone le uova, che poi vengono sotterrate per circa 9 mesi. Da lì il piccolo sembra quasi combattere una battaglia titanica per uscire. La cosa incredibile è che già alla schiusa sono completamente autonomi. Se ne vanno in giro per i fatti loro a cambiare colore per il pianeta. Panda giganti. Forse sono l'emblema della pigrizia in versione animale, molti li hanno criticati e li hanno affossati dicendo che non servono a niente di niente, ma voglio stare dalla loro parte. Un po' le movenze e un po' il modo di fare dei panda giganti ricordano me la mattina, quando provo a tirarmi giù dal letto. Per questo possiamo dire rappresentino tutti noi? Sono mammiferi appartenenti alla categoria degli orsi. Lo so, è dura da accettare, ma sono orsi. Originari della Cina sono in stato molto vulnerabile e non più rischio estinzione. Questo perché è uno dei casi in cui gli esseri umani sono riusciti a migliorare la situazione di una specie. Loro, sfortunatamente a causa della pigrizia, non vogliono nemmeno accoppiarsi. Cioè, rendetevi conto, manco hanno voglia di corteggiare qualcuno. Quindi negli zoo gli esseri umani sono riusciti a fargli riprodurre il più possibile. Potrà sembrare una cosa cattiva, ma manco gliene frega qualcosa se sono forzati a fare certe cose. I cuccioli sono completamente diversi dagli adulti. Sono minuscoli, rosa e ciechi. La cosa brutta è che se nascono due piccoli panda, la madre tende a snobbarne uno e occuparsi dell'altro, questo ancora per la svogliatezza di cui vi parlavo prima. Ma per fortuna negli zoo se una madre fa una cosa del genere ci pensano gli operatori a occuparsene. Tapiro. Difficilmente si sente parlare di questo animale in giro su YouTube, eppure i loro cuccioli sono adorabili. Sono imparentati con i cavalli e i rinoceronti e sembra sorridano, ma questa forse è una mia inutile impressione. Ci sono diverse specie in giro per il mondo e raggiungono le dimensioni di un asino, con alcuni che superano i 2,40 m di lunghezza. Sono dei gran timidoni, gli piace vivere una vita privata, se sentono anche solo il minimo rumore tendono a scappare e rifugiarsi fino alla fine dei guai, per questo sono molto difficili da avvistare. La loro vita è semplice. Si svegliano, mangiano, si rotolano nel fango e bevono tantissimo, stando vicino ai fiumi quasi tutto il tempo. Wow, che bella vita! Ma quindi che scopo hanno in natura? Questo non lo so. So però che si riproducono tutto l'anno, ma fanno al massimo un cucciolo a gestazione. Il periodo dura ben 13 mesi e il cucciolo è molto diverso dall'adulto. Ha delle specie di strisce bianche con pallini gialli in tutto il corpo. Sembra sia una specie di mimetizzazione per fare in modo riescano a proteggersi. Il tutto sparisce 6, massimo 8 mesi dopo. Lumache. A volte sono nel vostro giardino, altre volte, ecco, sono nel vostro piatto. Ok, gusti sono gusti. Le persone possono mangiare ciò che vogliono e non voglio criticare nessuno. Ma io non ce la farei mai a mangiare una lumaca. E voi? Fatemelo sapere nei commenti. Sono animali molto utili a far arrabbiare mio nonno. Quando fa l'orto se le ritrova a mangiare metà della roba che coltiva. Ma come nascono questi piccoli esseri e come sono appunto all'inizio? Di sicuro non vi siete mai fatti questa domanda. E manco io, ma ehi, è sempre una conoscenza in più, dai. In natura non esiste una lumaca femmina o una lumaca maschio. Sono ermafroditi, cioè possiedono entrambi gli organi riproduttivi dei generi. A causa della lentezza, l'accoppiamento di questo animale avviene dopo ore di corteggiamento. E alla fine il modo di riprodursi è alquanto grottesco, detto a voce. Attraverso una fessura della testa fanno uscire i loro organi riproduttivi che si mischiano e fanno cose. Dopo 30 giorni dalle uova fuoriescono questi piccoli.
nascono con il guscio e con il corpo morbido e incredibilmente completamente trasparenti. Possono prendersi già cura di loro stessi come i camaleonti alla nascita. Ragni. Ah, eccoci alla parte aracnofobica della classifica, come piace a me. No, non è vero, non mi piace, ma in qualche modo questi esseri appaiono sempre qui. Comunque, proprio a causa della paura, in pochi hanno visto come nascono i ragni. Come tanti altri animali, nascono anche loro dalle uova. Normalmente la dolce mamma ragno, dopo aver fatto colazione, comincia a depositare le uova nella ragnatela. Qui vengono protetti con una sacca di seta contro danni fisici esterni o temperature non favorevoli. Alcuni ragni fanno molte uova e le depositano per assicurarsi che almeno una di esse si schiuda, perché non sempre succede. Questo per via delle larve e di altri piccoli parassiti che riescono comunque a superare le difese della sacca di seta. La parte più brutta arriva adesso. Se vedete un uovo di ragno, correte e chiamate la polizia. No, scherzo, vi prenderebbero a manganellate per avergli fatto perdere tempo. È brutto da dire, ma fate qualcosa per sbarazzarvene. Perché da un solo uovo possono uscire ben 600 piccoli aracnidi. In base alla specie e altri fattori, ovviamente. Partono da un minimo di 4 a un massimo appunto di 600. E sarebbe una vera catastrofe, perché sono già in grado di creare anche loro le tele necessarie a deporre uova e continuare il ciclo entro qualche mese. E pausa quiz. Chi sa dirmi a quale film Disney si riferisce questa bellissima frase? Ogni volta che mandavano una replica su Italia 1 lo guardavo sempre. Andiamo avanti e scrivetemi la risposta solo in un commento che lascerò io in primo piano con scritto quiz. Cobra. Sono animali molto pericolosi. Il loro stesso nome vuol dire serpente più pericoloso. Il cobra reale, per esempio, è quello velenoso più lungo del mondo ed è in grado di uccidere un elefante indiano con un solo morso. Un elefante adulto, e sapete benissimo quanto sono grandi. Li potete riconoscere facilmente dalle costole allargate, e se ne vedete uno chiamate un elefante? No, non so cosa sto dicendo, quindi torniamo al discorso. Il veleno dell'animale è potente non perché sia troppo tossico, ma perché ne viene iniettato in grande quantità, che varia in base alla specie. Tutto questo sembra non abbia però alcun senso vedendo i cuccioli, che possono dirsi addirittura adorabili. La femmina è ovipara, cioè depone le uova e le fa schiudere fuori dal suo corpo. Ne può deporre ben 40 e già alla nascita sono del tutto autonomi. I genitori li proteggono finché sono nel loro guscio, ma se ne vanno quando stanno per schiudersi, perché la madre vuole evitare di mangiarseli. Non so bene perché non riesca a reprimere questi istinti, non sono un ricercatore, ma ammetto che è davvero affascinante scoprire certe cose. Elefanti. E finalmente dai ragni, serpenti, passiamo a qualcosa di meno pericoloso. Non fraintendetemi, possono diventare molto pericolosi se vi passano davanti senza vedervi. Insomma, 5 tonnellate di elefante africano, un minimo di graffio credo possano fare. Ma questo potrebbe succedere se venissero provocati o spaventati da eventi inattesi. Altrimenti sono molto amichevoli. Vivono spesso in gruppi, cercando di aiutare tutti nella comunità. Se per esempio uno di loro non riesce a compiere un lavoro, altri arrivano per dargli sostegno. In un video precedente che avevo fatto parlavo anche del modo in cui davano i funerali. Questi animali possono soffrire infatti per la perdita dei loro simili e fare delle vere e proprie veglie funebri. Comunque, parlando di gravidanza, è la più lunga in assoluto. Dura ben 22 mesi. La madre deve vivere quindi delle stagioni di piena siccità e riuscire a sopravvivere in qualche modo fino alla fine. Il suo corpo ovviamente ha bisogno di nutrirsi molto ed è meno performante degli altri elefanti, che intanto cercano di tenerla al sicuro, ma non sempre si riesce. Una volta partorito il cucciolo è in grado di rimanere in piedi da solo in meno di un'ora, e dopo un'ora e mezza al massimo due è in grado pure di camminare questo cucciolo. Rimane con la madre fino all'età adulta perché è una delle vittime preferite dei predatori, non potendo azzannare un elefante adulto molti optano per i cuccioli. Di solito comunque i piccoli sono sempre del colore grigio e abbastanza pesanti già dalla nascita, con 140 e passa di chili. Ma sembra una turista anni fa sia riuscita a scattare una foto a un elefante albino leggermente rosa e più piccolo di altri. Più unico che raro, visto che non capita tutti i giorni una cosa simile. Scimmia langur argento. Di questa specie di scimmia non se ne parla molto in giro, ma si dovrebbe perché i loro cuccioli sono luminosi e belli come pochi. Sono riconoscibili grazie alla pelliccia all'estremità grigia e di colore marroncino. Vivono in gruppi molto numerosi con quasi 30 esemplari e sono socievoli, cioè socievoli tra di loro. Cercano di aiutarsi per sopravvivere al meglio e sembra i loro cuccioli nascano con un manto arancione, completamente diversi da loro, per fare in modo vengano accuditi da tutte le madri del gruppo e riconosciuti facilmente. Una questione di evoluzione che li ha portati a tal punto. Comunque questo arancione brillante non dura tantissimo, alla fine diventando adulti acquisiscono il colore di tutti gli altri.
Con questo concludiamo. Ci sono molti altri animali che hanno cuccioli fuori dal comune che forse non avete mai visto, quindi penso tornerò con un altro video. Anche questo era un remake dell'originale che ho pubblicato molto tempo fa. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.